internet, where, hardware, software, tante altre cose, ma il concetto era quello, molti anni fa, da parte della Commissione europea, di lanciare un'iniziativa sul software aperto che consentisse di capire cosa poter fare nel futuro con dell'internet. Stiamo parlando del 2009, quindi molti anni fa, quando all'inizio, ahimè, della grande crisi che ci ha investito, l'Unione Europea ha deciso di fare un piano di recovery per l'industria tecnologica europea e cominciò a finanziare una serie di azioni promosse da alcune grandi aziende europee, 16 in particolare, era chiamato G16, questo primo gruppo che ha spinto questa iniziativa, dove per l'Italia c'erano Engineering e Telecom. L'idea era quella di provare a costruire qualcosa di europeo per andare a competere sui mercati globali. Nel tempo, dal 2009 ad oggi, sono successe molte cose. In particolare la Commissione europea ha spinto questo tipo di iniziativa con un investimento pubblico-privato che fino a qualche anno fa era di circa 500 milioni di euro, quindi un investimento assolutamente rilevante, molto grande. E negli anni si è accorta che tutte queste aziende, che all'inizio erano poche, hanno aggregato università, centri di ricerca, piccole imprese, start-up, fino a diventare una community di migliaia di soggetti in tutto il mondo. L'Unione Europea ha detto: questo è un elemento molto interessante per poter competere, c'è un asset forte, concreto, che è proprio Fiverr, e adesso proverò a raccontarvi che cos'è. Proviamo a capire se questa tecnologia europea può essere allargata a livello mondiale e se può dare un contributo all'industria tecnologica europea, in particolare italiana. La componente italiana è molto forte, all'inizio l'abbiamo spinta noi, Guido diceva siamo una grande azienda, in realtà oggi Engineering è un'azienda da 11.000 persone, ma nello scenario globale siamo piccoli e forse fra i soci di Fiverr, fra i membri di Fiverr, siamo fra i più piccoli. Ci sono Telefonica, Atos, NEC, Orange, colossi dell'ICT mondiale, ma ci sono anche startup, perché come vedremo l'utilizzo di questa piattaforma è molto inclusiva, perché si basa sostanzialmente su cose standard, su cose aperte e su cose disponibili per tutti. For free, forever, poi entrerò un po' di più nel dettaglio. Per cui è veramente un momento di inclusione, di partecipazione molto, molto forte. Da dove siamo partiti sulla spinta dell'Unione Europea? Siamo partiti da alcuni domini, in particolare le città, perché le città sono il luogo dove avvengono tutte le cose. Poi dalle città le applicazioni sono state spostate sull'industria, quella che oggi chiamiamo industria 4.0. Dall'industria 4.0 si è aggiunta l'agricoltura di precisione, che è un altro tema molto rilevante, dove c'è un mercato assolutamente importante, per poi arrivare a coprire un altro settore, che è quello dell'energia. Questi sono i quattro temi, i quattro filoni, che verranno discussi nelle giornate di Genova del summit, dove sostanzialmente ci sono decine di applicazioni da parte di decine di aziende, ripeto, da startup a large corporation, che presentano casi, che presentano progetti, che presentano tecnologia fondata su Fiverr. Uno dei punti fondamentali di questa tecnologia era quella di andare a capire le informazioni dove sono prodotte, quando sono prodotte, in che modo sono prodotte e perché vengono prodotte. Cioè questa tecnologia vuole andare a smontare quello che è uno dei drammi dell'IT. Quando presento questo genere di cose, parlando di tecnologia, venendo da un'azienda di tecnologia ed essendo un ingegnere, quindi una serie di sfighe in riga, dico qualcosa è andato storto. Perché effettivamente se pensiamo a quello che abbiamo sul nostro cellulare, abbiamo decine di applicazioni per i parcheggi, per il traffico, per il meteo, per gli autobus, per tutta una serie di cose, quando sarebbe molto semplice invece riuscire a mettere insieme queste informazioni. Ma le informazioni drammaticamente, ed è un paradosso in questa società delle informazioni, sono chiuse dentro dei silos. Allora, Fiverr, per cominciare a entrare un po' nel merito, vuole provare a fare questo. Cioè
senza essere intrusivo dentro a questi silos informativi che sono infrastrutture fisiche, reti di cose, di IoT, di telco e quant'altro, o infrastrutture virtuali, sistemi informativi piuttosto che mobile application, portal o web application, Fiverr vuole far dialogare questi pezzi attraverso degli standard, attraverso dei formati di dati che consentano il dialogo fra le diverse componenti. Che cos'è in sostanza? Cioè, qual è l'asset europeo che sta diventando globale, che ci troviamo a disponibile, che è di tutti? Il vantaggio di Fiverr, a differenza di un prodotto fatto da una startup o da un'azienda, è che non può essere comprato da qualcuno, non può essere preso da qualcuno. Questo è un bene che è di una comunità, che è assolutamente libero, che viene mantenuto dalla comunità, così come ci sono moltissimi altri esempi, Linux, OpenStack e quant'altri, dove chiunque può accedere, può entrare in questa comunità, può contribuire o può usare. Sostanzialmente è una libreria di standard open, di oggetti standard open, che potremmo rappresentare come dei mattoncini di Lego. Con una manciata di mattoncini di Lego possiamo costruire qualunque tipo di cosa, una casetta, una macchina, un aereo, qualunque cosa. Allora, il principio della costruzione di Fiverr era quello: costruiamo dei mattoncini elementari informatici, di software, standard, riferiti a standard che siano riconosciuti quantomeno a livello comunitario, ma che ora vi racconterò stiamo estendendo anche fuori dall'Europa, e che consentano, tramite la semplice aggregazione di questi mattoncini, di costruire un manufatto di atomi nel caso del Lego, un manufatto di byte nel caso di un'applicazione software. E questo è uno dei vantaggi, lo vedremo fra pochissimo, perché consente di non partire da zero, ce ne sono moltissimi framework di questo genere, di non partire da zero, ma partire aggregando questi mattoni e in tempi estremamente rapidi si riescono a sviluppare applicazioni. Applicazioni che chiamiamo smart e applicazioni che in particolare sono declinate nei quattro domini che raccontavo prima, cioè la città, l'industria, l'agricoltura e l'energia. In modo tecnico, Fiverr si basa sull'interscambio di cosiddette API, cioè di oggetti che consentono di connettere questi mattoncini uno con l'altro. I mattoncini di Lego si parlano perché hanno i piruletti e i buchini tutti uguali, per cui si riescono a combinare in maniera molto facile. Fiverr ha messo a punto queste API, queste Open API, che sono completamente aperte, per cui è molto facile andare a dialogare con sistemi esistenti, integrarli, metterli insieme e costruire applicazioni nuove. Questo rappresenta vantaggi naturalmente per una grande azienda. I grandi che stanno dentro a Fiverr lo usano perché c'è un beneficio molto importante in termini di efficienza e di produttività, ma consente un vantaggio straordinario per la piccola e media impresa, perché può partire a sviluppare sue applicazioni, a sviluppare applicazioni di mercato senza necessità di avere alcuna infrastruttura. Cioè, io posso andare oggi sul sito di Fiverr, posso scaricare, senza essere registrato, chiunque può farlo, scarica il software, la documentazione, i tutorial, le macchine virtuali e quindi parte e inizia a mettere insieme i mattoncini di Lego. Ci sono un po' di standard, in particolare molti anni fa si era deciso di adottare uno standard chiamato NGSI, che è uno standard che si basa sostanzialmente sullo scambio di servizi, perché stiamo parlando di applicazioni per fare servizi, applicazioni per risolvere qualche problema vero, concreto, che viene da una macedonia di sistemi informativi disomogenei e che invece possono facilmente essere messi insieme. Questo è uno standard riconosciuto, vi farò vedere un po' di impatto globale, perché uno dei vantaggi di aderire a una comunità di questo genere è proprio quello di poter poi condividere standard, soluzioni, non reinventarle, scalarle, portarle, replicarle. Questo è un po' uno dei motivi più importanti. L'altro motivo era quello di avere qualcosa che fosse consapevole del contesto delle informazioni. Questa è una piattaforma che sostanzialmente lavora con sistemi e con cose, con IoT. Se pensate al navigatore che abbiamo in macchina, il navigatore che abbiamo in macchina ci dice di andare dal punto A al punto B.
Però se c'è traffico, siamo inchiodati nel traffico, non riusciamo ad avere il tempo reale. Se usiamo Google Map, ci dà informazioni sul traffico, quindi è context aware, è consapevole di quello che succede, e ci dice che nonostante siano 20 km, ci metterò 4 ore perché è tutto inchiodato e c'è traffico. Allora, uno dei punti centrali, dovendo lavorare nei domini così critici come le città, l'industria, l'agricoltura, era quella di studiare dei sistemi che fossero in grado di dialogare in tempo reale o vicino al tempo reale o in modalità batch, dipende dal tipo di servizio, ma sempre consapevole del tempo giusto, non del real time, ma del right time, col quale raccogliere informazioni, elaborarle e produrle per le applicazioni che vengono poi rilasciate. Questa è una vista del mercato. Il mercato naturalmente è vastissimo. Questo qui è uno studio della Commissione Europea di qualche tempo fa che prova a dividere le piattaforme IoT, quindi piattaforme che fanno il mestiere che fa Fiverr, secondo tutta una serie di viste che sono piattaforme concentrate sul cloud oppure specifiche per un'industria particolare. Oppure specifiche per la comunicazione, nominavamo prima un vendor importante, Cisco, fra gli altri, oppure concentrate su device, ma sono altri silos che creano anche delle barriere all'ingresso. Poi ci sono altri tipi di piattaforme che sono sviluppate da piccole e medie imprese, e queste sono tutte quelle commerciali. Fiverr viene collocato nella parte delle piattaforme open source, cioè disponibili per tutti e soprattutto indipendenti da domini specifici, quindi applicabili esattamente dove volete voi, dove serve per il business specifico. Il modello del Lego è perfetto, con Lego faccio qualunque tipo di applicazione. Qualche numero sull'open source, perché sono numeri mostruosi. Perché un'azienda dovrebbe muoversi verso l'open source? Qui le strade sono due, no? O c'è un atteggiamento di estrema protezione. Sto nella torre, costruisco le mura intorno, proteggo il mio software, quindi lo rendo disponibile con licenze, con chiusura, con il cosiddetto lock-in. Cioè, ogni volta, è capitato credo a tutti noi, ogni volta che devo fare una modifica, voglio questa slide in verde, devo ricorrere al fornitore di turno per fare una serie di variazioni. Al contrario, l'open source apre completamente, cambia completamente il modello di business. Il modello di business di una piccola azienda o anche di un'azienda più grande e strutturata come quella dove lavoro io, decide di adottare open source perché il modello non è più quello di vendere la licenza del software per sé, ma è quello di vendere servizi e di aprire nuovi modelli di business, di partnership. Ma per fare questo devo essere molto flessibile. Devo essere flessibile, devo essere aperto, devo essere standard, devo essere in grado velocemente di passare dalle slide a un'applicazione. E questa è un'altra delle caratteristiche molto importanti, cioè con i mattoncini di Lego riesco rapidamente a prototipizzare e andare in produzione. Questo è un vantaggio assolutamente rilevante, soprattutto per i nostri clienti. Allora, come si fa un'applicazione? Si fa esattamente in questo modo. Ora, forse non è l'ora, aveva la focaccia, però diciamo che va bene uguale. Cioè, sostanzialmente, nella composizione del sandwich abbiamo alcune parti che sono open source, cioè non devo ripartire da zero, ma posso prendere pezzi di cose che naturalmente devono essere certificate, devono essere garantite, devono essere validate, e vedremo poi come è stato fatto in Fiverr, ma seguendo modelli di altre community open source. Poi devo scrivere qualcosa, ovviamente, per costruire il mio panino, no? Devo metterci qualcosa di mio. Questi ingredienti si comprano al mercato, però poi al MOG magari fanno il panino un po' più buono perché ci mettono quel flavor particolare in cima. E poi naturalmente devo scegliere un framework che è il pane con cui chiudo tutto. Ecco, allora, se andiamo a vedere, e qui passiamo a livello di efficienza, perché un'azienda dovrebbe decidere o potrebbe decidere di adottare dell'open source con luci e ombre che ci sono, ovviamente con alcune precauzioni da prendere, probabilmente il 70% del lavoro è fatto. Nel senso che prendo i mattoncini di Lego e devo capire come modellarli e come costruire la mia applicazione.
Poi scrivo un po' di codice per unire i vari pezzetti di Lego, la parte inventiva, e poi scelgo il panino all'interno del quale lo vado a mettere. Allora, se analizziamo lo sviluppo di un progetto software, probabilmente l'80-90% è fatto o può essere fatto da componenti standard che spesso vengono riscritte partendo da zero. E questo è un elemento di efficienza dal punto di vista dello sviluppatore del software molto importante, ma è un elemento di garanzia da parte dell'utente, del cliente di applicazioni software, perché le applicazioni non vengono rifatte tutte le volte, ma sono il frutto del raccolto da parte della comunità. Questo è un po' il principio che avevamo dietro. Firework quindi cos'è? È un catalogo di componenti software, cioè è un catalogo di pezzi di Lego diversi, che si chiamano generic enablers. Perché generic? Perché non sono fatti, non sono stati pensati per fare una singola funzione in un singolo dominio. Se io devo fare un'applicazione per lo smart parking, o un'applicazione per il controllo di una linea di produzione, o un'applicazione per il controllo degli smart meter energetici, l'applicazione è la combinazione dei pezzi di software che metto insieme, che risolve il problema nel dominio verticale. Ma i pezzetti costituenti sono generici, cioè o quello che si occupa di IoT, o quello che si occupa della pubblicazione dei dati, o quello che si occupa di visualizzazione, o quello che si occupa di gestire eventi complessi. Non devo pensare a come risolvere informaticamente una funzione, chiamiamola elementare, generica, software, ma devo essere concentrato sul business, cioè che cosa voglio fare io, qual è la costruzione che voglio fare con Lego. L'obiettivo finale è quello, ridurre la parte di componente di sviluppo software per rimanere molto concentrato sulla parte di business. Cosa mi interessa fare, cosa mi serve questo software particolare. Questa è un'architettura, ma non entriamo evidentemente nel merito, ad esempio un'architettura per una città dove le varie componenti di Fireware, i vari generic enabler, possono essere messi insieme, aggregandoli e costruendo le bretelle che collegano i vari pezzetti di software uno con l'altro per arrivare a fare un'applicazione. Qualche mese fa, a settembre, un PacRadar, che è un'azienda che fa indagini di mercato molto importanti, ha fatto un'indagine a livello mondiale delle piattaforme IoT, open source. E ne ha individuato 12 interessanti, dove l'unica open source è Fireware. Vedete che lì dentro ci sono nomi assolutamente rilevanti. Vabbè, Amazon è il più grosso, ma Bosch, Siemens, Harman, General Electric, IBM, cioè grandi nomi. Allora, qual è una delle differenze caratterizzanti l'adozione di una piattaforma open source? La più importante è quella dell'indipendenza, nel senso che una delle bandiere che abbiamo definito fin dall'inizio della storia di questa piattaforma era quella di essere completamente indipendenti, completamente standard, completamente aperti, completamente gratuito per tutti, per sempre. Questi erano un po' il brand, nel senso che la tecnologia europea si è voluta porre sul mercato in questo modo, mentre molti dei provider che sono rappresentati lì vendono le loro piattaforme. Molti su licenza, qualcuno fa regali come dicevamo prima, ma sono casi. Molti su licenza, ma soprattutto sulla piattaforma poi devi costruire degli applicativi e ti leghi alla piattaforma, cioè ti leghi a standard che sono legati a quella specifica piattaforma. In un mercato evolutivo come quello che è oggi di vera trasformazione digitale dell'informatica, ma soprattutto in una necessità da parte delle aziende di essere molto flessibili e libere, questo grado di libertà crediamo che sia un valore assolutamente rilevante. Allora, vantaggi, e poi magari vi faccio vedere un breve video di un paio di minuti che racconta tutta questa storia. Allora, vantaggi sono componenti base software che sono disponibili per tutti, for free, forever. Sono una community open source molto vasta, globale ormai, che è in grado di mantenere e di gestire le componenti del software della piattaforma. Questo come è stato fatto recentemente, negli ultimi 3 anni, e così vengo anche all'evento di Genova, per garantire questa libreria di software disponibili per tutti, è
È stata fondata una fondazione che è un organismo di terza parte, no profit, indipendente, che ha nella sua missione quello di proteggere il brand e le componenti elementari del software, ha l'obiettivo di pubblicare le ultime versioni, che sono quelle affidabili, e ha le componenti di il compito di mettere insieme, di far crescere la comunità. Comunità che oggi è molto larga, oltre 1.000 contributori in tutto il mondo, e che si incontrerà fra 10 giorni proprio qui a Genova, con una diversificazione molto ampia. Si va dall'università alle grandi imprese, piccole imprese, start-up, a studenti, a membri individuali, cioè è una comunità molto, molto, molto allargata. L'obiettivo è quello di ridurre i costi ovviamente di sviluppo e delle applicazioni finali, ma uno degli obiettivi principali, è l'ultimo, è quello di lavorare su dei modelli dati, cioè fatti i mattoncini di Lego, e questo è assolutamente rilevante per aziende che soprattutto si trovano in condizione di dover fare delle cose ripetitive o di avere clienti seriali sullo stesso mercato, dove lavorando sulla modellazione dei dati e lavorando sugli standard legati alle componenti base software, è possibile fare delle applicazioni che siano facilmente portabili, scalabili e replicabili. E questo non sempre è possibile farlo in maniera molto facile con altre cose. Attraverso open APIs, senza entrare nel dettaglio, ed eliminando qualunque effetto di vendor lock-in. Cioè, massima totale indipendenza e controllo da parte di chi sviluppa l'applicazione, massima libertà da parte di chi adotta l'applicazione, perché domani può decidere di cambiare fornitore senza cambiare piattaforma. Questo può essere un elemento di rischio per chi produce software, ma anzi, al contrario, un elemento di competizione, di dover essere molto affidabili nei confronti del mercato. C'è un Fiverr Marketplace con un centinaio ormai di soluzioni che sono disponibili, ma nella logica di standard, questo è uno degli elementi chiave, la parte di standard è molto importante, ne cito solo alcuni che sono importanti. Sulla parte destra della slide ci sono alcuni riferimenti a standard in termini di IoT, quindi in termini di comunicazione. Praticamente qualunque tipo di dispositivo vogliamo collegare dispositivi per qualunque cosa. Noi abbiamo fatto progetti che vanno da gestione di parcheggi con sensori, a gestione della qualità dell'aria, controllo di smart meter, controllo di linee di produzione in fabbrica, controllo di torri di telecomunicazioni, cioè veramente totale indipendenza. Qui ci sono alcuni degli standard più importanti che hanno affiancato Fiverr e sui quali si è trovata una forte convergenza. Questo garantisce che le componenti singole, quando ho aggregato i mattoncini di software, i mattoncini di Lego, dietro le applicazioni siano già compatibili probabilmente con il 90% dei prodotti di mercato. Quindi io potrei decidere domani di cambiare i sensori che ho sulla linea di produzione che ho nella città, ma la piattaforma è in grado comunque di dialogare e di prendere queste informazioni. Uno di questi importanti, che è abbastanza, lo cito perché è abbastanza clamoroso, il NIST, il National Institute of Standards and Technology di Washington DC, è uno probabilmente degli istituti più autorevoli in termini di standard e di tecnologia, ed è in America, quindi nel cuore di Google, Amazon, Microsoft, Cisco, IBM, Oracle, di tutti i colossi che in qualche maniera competono contro l'Europa, anzi invadono l'Europa per certi aspetti. Dall'altra parte ci sono i colossi asiatici, Huawei su tutti, ma Samsung e tutti gli altri, NEC, tutti gli altri che arrivano. Allora, il NIST ci chiese 2 anni fa di installare Fiverr nei loro laboratori per crasharlo, per provare l'affidabilità, e alla fine dell'amministrazione Obama uscì un documento di inquadramento sulle smart cities americane, dove Fiverr era citata come una delle piattaforme abilitanti per fare servizi nelle città, e ci sono oggi diversi progetti negli Stati Uniti che utilizzano Fiverr. Che è un po' un paradosso, no? Tecnologia europea che va nel cuore, nella tana del lupo, insomma, in qualche maniera. Dall'altra parte, invece, questo è un elemento molto importante. Il CEF, Connecting European Facilities, è un organismo della Commissione europea che definisce componenti software elementari, blocchi, sul delivery, sulle fatture, sulla firma elettronica, sull'identità, su tutta una serie di cose.
dove questi componenti software sono resi disponibili in open source gratuitamente per le pubbliche amministrazioni europee. Le nostre città, le nostre amministrazioni non sono sempre consapevoli di questa opportunità, ma questa è un'opportunità di mercato molto interessante. La componente centrale di Fiverr è diventata uno degli elementi standard adottati dal CEF. Quindi questo in termini di qualificazione sul mercato per chiunque, sia una startup che una grande impresa, voglia sviluppare applicazioni per il pubblico, per il settore pubblico, questo è un elemento di qualificazione assolutamente importante. Un altro elemento in termini di rete, quindi di come sta crescendo questa community nel mondo, è dato dal numero di città. In particolare c'è una rete che si chiama Open and Agile Smart Cities, sono circa 120-130 città nel mondo. Genova fu una delle prime a collegarsi a questa rete 3 anni fa, quando è partita questa iniziativa, dove queste città si sono messe insieme in questa rete con l'obiettivo di condividere degli standard, con l'obiettivo di replicare delle soluzioni. Replicare delle soluzioni dal punto di vista delle imprese nostro non vuol dire se lo vendo a uno, poi se lo scambiano fra di loro e vado a chiudere, ma al contrario vuol dire cominciare ad amplificare, avere un effetto moltiplicatore sulla possibilità di allargare l'utilizzo di queste tecnologie, ma delle nostre applicazioni che sviluppiamo, con un fattore moltiplicatore molto importante. E questa rete sta continuando a crescere, ma è una rete globale che vede città in tutto il mondo. Vi ho raccontato di questa partnership pubblico-privata, come di fatto è, e della fondazione che è nata qualche anno fa e che vede nei settori che vi ho raccontato prima, qui a Genova, fra 10 giorni questo evento. E questa qui è un po' la mappa diciamo, dei membri più importanti, cioè ci sono tutta una serie di grandi aziende dentro, ci sono tutta una serie di aziende piccole, da start-up ad altre, ci sono città, ci sono università, centri di ricerca, quindi è interessante anche co come community, perché tutti contribuiscono in un modo o nell'altro ad arricchire la libreria, cioè a costruire nuovi mattoncini o ad affinarli. Ma è interessante perché si creano situazioni di mutuo scambio e si creano situazioni di business notevoli fra le diverse città, fra i diversi soggetti che fanno parte di questo gioco. Qui a Genova probabilmente fra 10 giorni celebreremo il 300° membro, che è una rete di città indiane. Il piano d'azione sulle smart cities in India vale 1,5 trilioni di dollari, una cifra con una serie di zeri incredibile. Avendo messo un po' d'ordine, vorrebbero affrontare in maniera sistematica questo mercato con l'utilizzo di soluzioni open source, quindi Fiverr è uno dei candidati, e questo apre un mercato incredibile per tutti, perché la piccola startup di Porto, in Portogallo, che ha fatto un'applicazione sul bike sharing, può tranquillamente competere in India o da un'altra parte, come ha fatto l'anno scorso, dove proprio quella startup che citava adesso ha venduto una soluzione alla città di Seattle, capitale di Microsoft. Quindi l'amplificazione delle opportunità legate al fatto di essere aperti, di essere standard, eccetera, è veramente molto, molto importante. Io direi, vi faccio vedere un filmato di 2 minuti che è disponibile su internet e che racconta in 2 minuti che cos'è, cosa può fare questa tecnologia, e poi lasciamo spazio a qualche intervento se c'è. Allora. We are approaching a new digital revolution. More than half of the world's population has an internet connection, resulting in continuous streams of data generated by the technologies we use in our day-to-day lives. The Internet of Things is impacting virtually all stages of economy and social life, representing a profound change in how humans interact with machines, information, and even each other. The increasing maturity of big data, cloud solutions, and new internet-connected devices have created an exciting and valuable opportunity to build the next generation of data-driven smart solutions. Information coming from multiple sources must be accessible in real time, creating a digital continuum. Breaking down boundaries between domains will enable the exchange of relevant data across multiple applications,
avoiding the current silos of information. FireWire is driving the standards to make all this happen, unleashing the potential of real-time open data at a large scale. It simplifies IoT, allowing developers to merge IoT data with data from other relevant sources and get access to it using well-defined RESTful APIs, reducing both the time and cost of development for IoT-enabled smart solutions. Thanks to harmonized data models and APIs, developers are able to create applications that are truly interoperable. Real-time data exported in a city can be combined with data from vehicles acting as mobile sensors to enable new services and improve processes like predictive maintenance of fleets and roads. Systems associated to milling and coordinate measuring machines in a factory can exchange data in a trustworthy manner for a better performance. FireWire ensures the sovereignty on data, allowing the appropriate levels of access to data to be defined, for instance, for potential monetization. Data from vehicles can be published on a data marketplace supported by the city, so it can be monetized when used by third-party developers. FireWire Context Information Management is the basis for the new data economy and the creation of innovative business models in multi-sided markets. Join us to ensure that standards are driven by the needs of all society and to ensure that FireWire will stay free for all, forever. Free for all, forever. I principi sono quelli che sono stati riassunti in questo video, cioè disaccoppiare il mondo reale. È partito un altro, il video dopo. I principi sono proprio quelli di disaccoppiare un mondo reale di infrastrutture che c'è e che non possiamo cambiare, di infrastrutture fisiche e virtuali. Quello è un dato del problema e c'è in qualunque nostro cliente, perché l'informatizzazione o l'infrastrutturazione si è stratificata negli ultimi 20, 30 anni, negli ultimi anni. Comunque è molto diversa in standard, in tecnologie. Allora, questo strato consente di disaccoppiare quel livello, prendere le informazioni rilevanti che vengono dal campo, facilmente portarli su un livello più alto per poterli gestire. Vi faccio un esempio e poi chiudo. Settimana scorsa ero in Argentina e una città argentina ha infrastrutturato un migliaio di veicoli, come sono i nostri autobus, come succede da molte parti. Hanno messo IoT, hanno messo le SIM, raccolgono i dati, fanno tutto. Non sono in grado di gestire e di raccogliere questi dati. Allora, ci siamo fatti dare le specifiche tecniche dei device a bordo, mai stati in Argentina, mai stati in quella città, da lontano. Abbiamo preso questi dati che esponevano delle API, le abbiamo raccolte, le abbiamo esposte e in pochi giorni abbiamo dato loro una control room per poter gestire oltre 120 allarmi che vengono rilevati dai veicoli. Però il problema qual era? Non era tanto quello di aver infrastrutturato, loro hanno speso probabilmente un sacco di soldi per deployare infrastruttura, ma era quello di trovare un modo per raccogliere questi dati, astrarre questi dati e poterli gestire. E questa è una delle sfide sulle quali ci confrontiamo. Il FireWire Summit fra 10 giorni è proprio un'occasione per vedere molte di queste applicazioni, per poter incontrare e parlare aziende delle dimensioni più diverse, quindi ognuno potrà raccontare esperienze, sentirà raccontare esperienze molto diverse su tre filoni sostanzialmente. Casi di mercato, quindi progetti concreti realizzati da qualche parte, oppure per i più appassionati, tecnologia, cioè come stanno evolvendo i mattoncini di Lego, ma questo è un po' più per nerd, per appassionati, oppure capire come impiantare questa tecnologia, cioè qual è l'affidabilità, qual è lo stress test, qual è il carico. Abbiamo fatto recentemente un progetto che gestisce 1 milione di sensori che sparano 100 messaggi al giorno, quindi uno ogni 14 minuti. Questi sono big data, sono le cose di cui parlava il filmato. Noi siamo all'inizio di una storia, noi nel senso tutti siamo veramente all'inizio di una storia che sarà fatta di sempre più cose connesse e sempre più dati, ma la mia premessa all'inizio è stata qualcosa è andato storto, perché il paradosso è che non riusciamo bene a combinare, a usare queste informazioni. Con questo può essere uno strumento per facilitare questo percorso. Ok. Grazie Lanfranco, veramente mi